Che oggi ci ospita, un grazie al sindaco, un grazie all'assessore, all'assessore Amato, che ho avuto già il piacere di conoscere nel momento in cui ci siamo gustati un buon caffè. Grazie ai ragazzi del grazie ai ragazzi del service. Allora ragazzi, ve lo do io. È una tradizione che devo rispettare. Eccola qui la campionessa d'Italia Master, già campionessa del mondo over 35 dei chi è qui in zona primo, chi è soprattutto lui del percorso, grazie alle varie protezioni civili. Sindaco anche avvocato e quindi ha garaggiato ufficialmente nel campionato italiano. C'è Alessandra Insogna, dovrebbe essere, c'è Tina Masliani e c'è Cosimo Camillo, ragazzi di Battipaglia, grazie per essere con noi. Proiezione maratona di Salerno, domenica prossima saremo alla mezza maratona di Salerno. Il 31 saremo, il 30 c'è Tour Annunziata, il 31 Valle di Malta. Gli organizzatori la prossima posta di Assessore, lo sport quando viene vissuto col figlio di pura emozione, di pura passione è decisamente più bello. Allora l'amministrazione, cioè l'assessore dello sport insieme all'amministrazione comunale sta facendo tutto il massimo sforzo perché lo sport sia il nostro grazie signor sindaco soprattutto per essere qui, quello che so è che l'amministrazione comunale è stata particolarmente vicina quando vi state insieme, adesso ci gusteremo qualcosa ancora di più bello, di più dolce. Gino, 5 minuti partiamo. È una bellissima giornata, celebravamo questa bella giornata di sole e ieri sera ho parlato con Luigi e ho detto Luigi cerchiamo di non far piovere la nostra parola, quindi è stato molto, molto utile la loro preghiera, la sua preghiera. Ad ogni modo vedo tantissima gente, sono emozionatissimo, stiamo preparando questo evento da un mese. Questa mattina, appena all'alba, ho sentito i fuochi d'artificio che venivano dall'alto. E ci siamo augurati che fossero di buon augurio per questo incontro, per questa manifestazione. E il cielo ci ha ascoltato. Perciò quando siete venuti e avete messo le vostre trombe, noi abbiamo fatto suonare le nostre campane. Perché l'uomo ha un cuore. E ogni comunità è formata da tanti cuori. E le nostre tre comunità che fanno parte di questa manifestazione hanno un grande cuore.
il cuore dell'amore, il cuore della carità, il cuore della sensibilità. Verità queste che vengono messe in discussione, ma noi vogliamo gridare fortemente che queste comunità hanno il cuore della carità e dell'amore di Dio, perché al di sopra di noi vi è il cielo che ci copre e il cielo che ci indica la strada che noi dobbiamo percorrere. Cari giovani, oggi è il giorno del Signore, è la domenica e il cristiano senza la domenica non può vivere, perché è la gioia di Gesù che noi vogliamo avere, trasmettere e realizzare in ogni nostra realtà umana, terrena e poi nel Signore di noi. Grazie a tutti, il cuore di Casa Battista vi accoglie, vi ringrazia e vi invita a venire quanto più spesso possibile, perché noi siamo sempre con voi, con tutti voi, con tutte le nostre comunità. Grazie per l'attenzione. Con la sua passione da Monza, la presenza del sindaco della stazione dello sport, sia di Casa Casale sia di Casa di Pricce, la presenza di Carmine, con Alessandro Monticelli, con la presenza del popolo italiano, grazie a Don Luigi per essere di Bengalir, che sulla carta sono quelli che dovrebbero andare un tantino più forte, ma c'è un Ivalo Felaco dell'Atletica Marana in grandissima condizione, vincitore della Caracciolo Gold Run via Caracciolo a Napoli, una delle splendide gare che la Campania ci offre. Quest'anno in Campania 4 campionati italiani, cross 10 km a Telese, e domenica scorsa eravamo ad Agropoli per la mezza maratona.